Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di quando la Commodore si comprò l'Amiga. Forse non tutti sanno che il computer Amiga fu un progetto ingegnerizzato da una startup di Cupertino, e l'Amiga non fu un prodotto innovativo sviluppato da Commodore, che invece ebbe ad ingegnerizzare il flop commerciale e la linea Plus 4 sul chipset TED. Ora, il chip principale dell'architettura tecnologica Amiga era il chip denominato in codice Loren. Questo fu creato a partire dal Sage 4, che in origine aveva 64k di RAM con 8 MHz di clock del chip. La società, meglio dire la startup commerciale denominata Amiga, ingegnerizzava e produceva chip per le console di gioco. La società Amiga aveva già collaborato con l'Atari, infatti il chipset Sage 4 era stato collocato in varie console di gioco. Con la caduta delle vendite delle console commerciali si ridusse il lavoro per la subfornitura per la società Amiga. Quindi i tecnici dell'Amiga ingegnerizzarono il Sage 4 per renderlo multitasking ed usabile come chipset multimediale sul personal computer. Nel 1984 la società Amiga Incorporated, alla fiera dell'elettronica di consumo di Chicago, il CES, cercò di attrarre nuovi investitori con il suo chipset. L'accoglienza però fu modesta. La rivista Byte definì il chipset dell'Amiga una grande scatola di metallo che avrebbe dovuto sostituire i computer esistenti con un chipset che però ancora non esisteva. In realtà l'Amiga Incorporated stava già ingegnerizzando un nuovo computer basato sulla CPU 68000 con 128k di RAM e un disk drive, ed ovviamente equipaggiato con il nuovo chipset multimediale. Il prodotto, una volta terminata la sua costruzione, diciamo ingegnerizzazione, presumibilmente entro l'anno del 1984, sarebbe poi stato pronto per essere venduto sul mercato ad un prezzo orientativo di circa $1000. Altre nuove presentazioni furono organizzate dall'Amiga Incorporated nel giugno del 1984 presso la Sony, l'HP, la Philips, la Silicon Graphics, Apple. Jobs visionò il prototipo dell'Amiga Incorporated e lo scartò, dicendo che c'era troppo hardware e questo entrava in contrasto con il suo progetto di Macintosh che era stato appena presentato. Gli investitori del settore dell'informatica stavano aumentando perché si voleva rompere il monopolio di IBM nel segmento dei personal computers. Nel luglio 1984 una parte della divisione console dell'Atari fu comprata dalla Commodore, mentre appunto la Time Warner razionalizzava l'Atari console e manteneva l'Atari computer. La Commodore era guidata dal suo padre fondatore Jack Tramiel, il quale era reduce dell'insuccesso sulla linea Plus 4 con il chip TED, non avendo ancora trovato un successore valido per il Commodore 64. Tramiel però scoprì, avendo comprato praticamente la divisione console dell'Atari, un pezzo della divisione console dell'Atari, scoprì i segreti industriali delle console Atari e quindi del chipset Sage 4 che era prodotto dall'Amiga Incorporated. Tramiel contattò l'Amiga, la quale aveva quasi finito di progettare il nuovo computer. Tramiel nell'agosto del 1984 acquistò l'Amiga Incorporated per $27 milioni e quindi si trovò in mano il progetto hardware già ultimato di quello che sarebbe poi diventata a breve la piattaforma Amiga. Il primo Commodore Amiga fu presentato al pubblico nel luglio del 1985 e fu chiamato Amiga 1000. Era de facto il successore multimediale del Commodore 64. Amiga 1000 è una macchina eccellente tecnologicamente, molto più potente ed avanti di quanto fossero Apple Macintosh, dato che Amiga 1000 aveva
schermo stereo a video 4096 colori, aveva audio stereo ad 8 bit, processava numerose applicazioni multitasking, potenza di calcolo e qualità e capacità multimediali inarrivabili da Macintosh, quanto da Apple II, quanto da Atari, quanto da IBM PC. La linea Atari ST di Atari Computers, che era ancora controllata da Time Warner, dava l'assalto alla quota di mercato di Macintosh di Apple, ma Atari finì in tribunale accusata di plagio di sistema operativo da Apple. Atari ST aveva molti più giochi di Amiga 1000, ma Electronic Arts e Activision riconobbero le straordinarie capacità di Amiga 1000 e promisero di produrre giochi e titoli per Commodore Amiga. Nel 1986 il numero di vendite di Atari ST aveva superato negli Stati Uniti quelli del Commodore Amiga 1000 e il management di Commodore, per cercare di allargare le vendite di Amiga 1000, proposero l'insulso progetto del Sidecar per Amiga, di fatto un PC XT IBM di cui non se ne comprendeva obiettivamente la funzione. Punto di svolta però si ebbe solo nel 1987 con Amiga 500. La riduzione dei costi di produzione dei chip permise di sfornare una macchina più compatta, più economica per il mercato, ma altrettanto potente quanto era Amiga 1000. Amiga 500 con il doppio della RAM, un disk drive interno, una filosofia che riprendeva da vicino quello del Commodore 64. Tastiera e al suo nel livello al primo piano la motherboard con alimentatore esterno. Amiga 500 mise fuori mercato tutta la linea degli Atari ST, che era più costosa. Stessa cosa accadde per Apple IIgs, che era un computer a 16 bit, mentre il Amiga 500 aveva il 68000 a 24 bit. Inoltre l'Amiga 500 aveva il doppio della RAM e il doppio della potenza di clock e costava la metà di quanto costasse l'Apple IIgs. Nel 1987 per molti anni a venire Amiga 500 fu un best seller annuale, assieme però all'inossidabile piccolo Commodore 64. Furono poi allargate dalla Commodore le linee dei computer high-end con Amiga 2000 e poi Amiga 3000. Gli Amiga si guadagnarono un nome in una fetta commerciale importante nel segmento dell'editing video per la produzione televisiva, perché Apple Macintosh quanto Apple IIgs erano un livello hardware inferiore di almeno due o tre generazioni indietro. Questo è più o meno tutto, un saluto, ciao, alla prossima.